giusto ragazzi, ben ritornati da Vostro Joker. Siamo tornati signori su un nuovo video qui di Fortnite. Signori, siamo oggi prontissimi e carichissimi per andare a cercare di giocare al meglio una partita, per cercare di portarvi qualcosina di più gagliardo. Mi raccomando, subitissimo un bel like, iscrivetevi al canale e arriviamo a 8000 mi piace, ce la possiamo fare. Oggi mi butto a Parco Pacifico perché ho deciso che oggi devo diventare il king di Parco Pacifico. Quindi mi raccomando ragazzi, subito un bel like, a prescindere da dove sarà la safe, ecco, in Culonia. Ma noi ci buttiamo a Parco Pacifico e vediamo un attimino se riusciamo a comandare. E si vola ragazzi, ci lanciamo verso Parco Pacifico. Quindi adesso ci dovrebbe stare anche abbastanza gente, visto che comunque l'autobus ci permette appunto di lanciarci più o meno vicino. Quindi secondo me dobbiamo fare attenzione. Cerchiamo di giocarcela bene ragazzi. Guarda, io mi accontento se questo game mi porta a casa le mie 6, 7, 8, 10, 40 kill. Allora, o vado a casa moderna, ma probabilmente quello lì, che devi fare? Casa verde è mia, vedi che devi fare? Ah beh, te le stai andando, sì. Oh, mica me la prende. Bello. Subito semiautomatico così verde, raga. Vede proprio eccezionale. Ok, via. Via. Vai. Ok, questo l'avevo visto che era una Giorgina chiamata come pare. Parecchia gente si sta tipo suicidando da sola, non so che cazzo sta facendo. Ok, headshot bitch. Abbiamo tirato pure bella raga. Porca puttana che schiaffo che gli ho tirato. Ciao pure io cecchino, trovo qua. Voi dite perché ti prendi questo adesso cecchino? Perché questo qua ragazzi, secondo me, nei fight finali servirà di più, molto di più, rispetto a un fucile da caccia, parer mio personale. Vabbè, quello era un gran bel bot. Mazza quante headshot, oh. Sganafro proprio, Ce n'è uno dietro, eh. Questa schioppa. Ho sentito all'ultimo, bastardo. Ho sentito all'ultimo. Oh! Con la trappola! Mi sono panicato troppo qua. Solo ragazzi. Uno? Ah, due? Ok. Quindi siamo in tre. Siamo in tre. Tre briganti e tre somari. Ok, uno ce l'ho sopra.
Mi dua. Ma che male mi ha fatto, raga? No, ma a parte scherzi, eh. Va bene tutto, ma mi ha fatto un male platonico proprio. Asci tuoi. Baby. Baby, baby, questi ci piacciono, queste cose qua. Dai, cazzo, no, dai. E spacchiamo tutto, spacchiamo. Dammi questo, dammi. Dammi questo. Che adesso ti faccio sentire la sganaflo che parte in tutto il corpo qua. Peccato eravamo in 3, quindi qua ragazzi possiamo lutarcela più o meno. Vattene a fanculo te. Oh, chi ti ha fatto scene qua? Ah, avete capito, questa zona è mia. Mi sa che avete proprio percepita la cosa, allora. Non hanno percepita, purelli, purelli, purelli. Non hanno percepito qua come hanno io. Madonna mia, madonna. Poi là, ragazzi, anche è vero, sì, me la sono pure un po' rischiata a non cambiare arma. Anche perché ho detto, oh, gli devo dare due pompe di... Con quel pompa lo devo crepare malissimo. Quindi va bene così. Un po' rischioso, ma ci sta. Ok. E i due che hanno provato a scendere nella mia amata parco, se non sono preso riccamente, voi sapete dove? Glielo spieghiamo dopo. E si vola un bromantino. Maronne mi sta mappiottando. Stiamo mappiottando, raga. Ok. Perfetto. Qui penso che hanno lootato tutto quanto, quindi non ci troviamo più nulla ormai. Ma ce ne andiamo da sta parte. Ce ne andiamo da sta parte, che secondo me conviene. Affanculo. Ok, io sto facendo così. Quando è niente, quando è troppo, niente. Tanti sono su due, mi tengo questi. Mi tengo questi. Quindi quando è niente, quando è troppo. Ma vaffanto culo. Aiuto. Aiuto. Che poi quello cazzo la stava per venire a rompere le palle a me così. Vai, 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 vai. Curiamoci, curiamoci, ragazzi. Siamo rimasti in 10. Siamo rimasti in 10, allora. Stiamo messi bene con le armi, perché siamo messi molto bene. Ok, ragazzi, si sta chiudendo la safe. Ma io fino adesso non capivo... Non capisco... Vaffanculo, va, brutto coglione. Da dietro. Mortacci sua. Ma come l'ho preso bene con tutto, raga? Con tutto l'ho preso bene, quel pezzo di merda. Allora, quello è ancora vivo uno. Aspetta, aspetta, aspetta. Sto a pushare, eh.
caccia razzi. Eccolo. Raga, mi si è incastrato il pad, raga. Oh! Ma come cazzo? Mi sei buttato davanti! Mi si era incastrato il pad, a me mi sparava da solo, ragazzi. Questo mi si è buttato davanti. La vita... ragazzi, a me mi si era bloccato il pad e mi sparava da solo. Cioè, ho quasi rischiato di uccidermi, raga, con due colpi. Mi sparava da solo il pad. Si era impazzito questo. Si è buttato, praticamente. No, che... Raga. Una delle vittorie reali più strane al mondo, ragazzi. Una delle vittorie... No, beh, raga. Questo, cioè, mi si era incastrato il pad a me. Mi sparava da solo. Con il lanciarazzi, due colpi, mi ha sparato da solo, ragazzi. Non so per quale motivo si è mezzo incastrato, perché con il pad c'è un problema, purtroppo, che quando costruisci velocemente o fai troppe cose velocemente, si incastra. Infatti mi sparava da solo. Questo addirittura mi è cascato avanti e è morto. Ma meno male, raga, perché sennò io ho perso, perché mi si era incastrato il pad e lo stavo premendo tutto. Madonna mia. Signori, questo video è terminato, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete, passate già Facebook e Instagram, trovate il link in descrizione. Una delle vittorie più strane del mondo, ragazzi, ve lo giuro. Non l'ho mai vista una vittoria del genere. Al prossimo video vi invito a cliccare qua a fianco a me, ragazzi, per vedere altri due video 70 volte non l'avete visti. Mi raccomando, iscrivetevi cliccando sull'iconcina GKR e cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video. Al prossimo appuntamento, ciao ragazzi.